Allora ragazzi, oggi è una bella giornata perché io ho veramente un doppio onore questa mattina. Il primo è quello di ospitare Nicola Gaetano Santoro, pensate nel 1924, ho detto un giovanotto in splendida forma, secondo di 7 figli, arruolato a giugno del 1943 con l'incarico di marconista del genio militare presso la caserma di Udine. Viene fatto prigioniero e trascorre 2 anni nel campo di lavoro di Trebizen. Dopo la sua liberazione, dal 1948 al 1979, lavora presso le Poste Italiane, prima come impiegato, poi come direttore. Da sempre antifascista, ha militato nel Partito della Democrazia Cristiana, si è impegnato nel suo paese come amministratore comunale dal 1955 al 1975. Oggi ci parlerà della sua esperienza di deportato. Io lo ringrazio, ha scritto questo libro, vedete, Internato 159534. Io sono onoratissima di averlo, lo ringrazio per essere qui con noi, ringrazio anche il figlio, l'avvocato Santoro. L'altro onore è quello di avere i ragazzi dell'alberghiero di Santa Cesarea. Io penso che loro faranno una manifestazione, no? Uno spettacolino, poi darò la parola all'amico e collega Paolo Aprile, preside dell'Istituto Alberghiero di Santa Cesarea, che ringrazio per la disponibilità e per questa opportunità che ci offre. Come saluto il professore Sergio Amato, il professore Donato Chiarello, che cureranno poi il professor Sergio Amato il dialogo, penso, con il signor Santoro, e il professor Chiarello la manifestazione. Perché dicevo che sono molto contenta? Perché le scuole io ritengo che debbano lavorare insieme, e dalla collaborazione che si hanno sempre degli ottimi risultati, perché le sinergie che si vengono a creare dai rapporti umani e dall'incontro che delle scuole diverse e possono mettere insieme, io penso che siano delle grandi cose. Noi siamo scuole diverse, però è bello quando ognuno crea queste situazioni e dà il proprio prodotto ai suoi coetanei. Per questo per me è molto importante, io ringrazio ancora Paolo, che sei una persona splendida, ma lo dico perché lo penso veramente, non perché si deve dire. A volte si dicono le cose, in questo caso si pensano, per cui grazie al preside Paolo Aprile. Mi stai passando la parola, ti ringrazio in questa maniera, diciamo così, molto professionale, perché in fondo ha fatto un link, una connessione veramente professionale, da grande maestra di cerimonie qual è la mia amica Anna Rita Corrado, che io stimo profondamente, come stimo profondamente questa scuola, non a caso è anche la scuola che hanno frequentato e che frequentano i miei figli. Siamo scuole diverse, è vero, operiamo in campi leggermente diversi, ma i ragazzi sono la nostra materia prima, la linfa vitale nostra, diciamo l'inizio e la fine, l'alfa e l'omega di tutti i nostri impegni. Per cui tutto quello che andrà a beneficio dei ragazzi, diciamo, è ben fatto. Ci fa veramente molto piacere condividere con voi questa esperienza, un'esperienza che è nata spontaneamente dalla grande voglia di dare e dalla grande voglia di espandere l'offerta formativa, certamente di questi nostri due bravissimi docenti, Sergio Amato e Donato Chiarello, che hanno delle competenze supplementari rispetto a quelle, diciamo così, ordinarie che ci si aspetta da un docente, che hanno dato di più. Questo è l'ampliamento dell'offerta formativa. E siccome in coincidenza della giornata della memoria, diciamo così, del 27 gennaio,
si è organizzata nella nostra scuola questa rappresentazione, devo dirvi, a me è venuta l'idea di replicarla, nel senso che sono rimasto talmente favorevolmente impressionato che mi è parso opportuno farla condividere ad altra parte dell'istituto che non aveva avuto modo di fruirne. In quell'occasione, allo spettacolino che hanno allestito i nostri due docenti con la collaborazione dei nostri bravi e simpatici allievi, si è aggiunta una perla, che è la testimonianza di Nicola Santoro, che mi ha oltremodo stupito. Quindi abbiamo avuto due rappresentazioni. Mi sono permesso di offrire ad Anna Rita e alla vostra scuola anche questa opportunità, che mi auguro, come dire, colga nel segno anche in questa scuola, perché la ritenevo valida. Questa scuola non ha bisogno di altre manifestazioni. Le pareti parlano, i giornali parlano, avete delle opportunità che nessun'altra scuola ha mai avuto. Nella mia storia personale e professionale non ho mai conosciuto una scuola così attiva dal punto di vista delle opportunità che ha offerto ai suoi allievi. Questa è una piccola opportunità, perché nasce dal basso, effettivamente, dalla nostra semplice voglia di fare. Quindi, da questo punto di vista, siate clementi, perché come dire, è un allestimento molto sincero e molto come dire, naif, se vogliamo, da questo punto di vista. Però questo è anche il suo pregio. Io ho parlato fin troppo, vi ringrazio moltissimo della vostra pazienza e vi auguro di godervi questa rappresentazione. Cominciamo loro, vero? Come funziona questo? Sì, sì. Diciamo, comincia la parte, diciamo così, spettacolare, perfetto, evocativa, perfetto. Dopodiché ci sarà la testimonianza. Stanno chiamando. Sì, è vero? Certo, ti stanno chiamando, voglio dire. Prego, 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 no, io lascio la parola ai veri maestri. Perfetto, allora io do il microfono a chi devo darci? C'est bien utile, ça fait travailler l'imagination. Notre voyage à nous est entièrement imaginaire. Voilà sa force. Il va de la vie à la mort. Il suffit de fermer les yeux. C'est de l'autre côté de la vie. Ma questo è l'esergo di Voyage au bout de la nuit di Louis Ferdinand Céline. E per te cos'è il viaggio? Per me, così come per molti altri, il viaggio rappresenta un'attività veramente piacevole. Viaggiamo per tanti motivi, per tanti interessi, per ampliare le nostre conoscenze, per ritrovare noi stessi, per cercare un contatto diretto con la natura, con la gente. Il viaggio è quindi curiosità, fascino, ricerca. È vero, ma viaggiare per me non è solo spostarsi temporaneamente in un luogo diverso dal proprio, è immergersi in un'altra vita, e assaporare un'altra conoscenza, e regalare parte di noi alle persone che incontriamo e riceviamo per contrappasso parte di loro. Per tali motivi, a volte, il viaggio è anche timore, ansietà, paura dell'ignoto. Il viaggio cambia qualcosa. Proust diceva: il vero viaggio di scoperta non consiste nel trovare nuove terre, ma nel trovare nuovi occhi. Anche quello che stiamo per proporvi oggi è un viaggio. Un viaggio nel passato, ma anche nel presente, in paesi lontani, ma anche in paesi vicini, nella memoria. Un viaggio che non ha confini spaziali o temporali. Un viaggio dove manca la fisicità cronologica, sequenziale, dove lo spazio, come una fisarmonica, si allarga e si restringe, e il tempo si allontana e si avvicina. È un viaggio che toccherà paesi e città diverse, un viaggio che parte da Auschwitz per arrivare fino a Santa Maria di Leuca.
un viaggio che comincia nella prima metà del secolo scorso e attraverso incursioni varie nel tempo arriva fino ai nostri giorni, allo scorso gennaio. È un viaggio che ci farà conoscere persone più o meno note, persone così diverse eppure così uguali. Elie Wiesel, Primo Levi, Francesco Puccini, Dante Alighieri, Don Tonino Bello, Pina Metranca, Nicola Santoro. Un viaggio che comincia per noi nello stesso giorno e per molti è terminato. 27 gennaio 1945. Quando il 27 gennaio 1945 le armate russe varcarono i cancelli del famigerato campo di concentramento di Auschwitz, non potevano immaginare l'orrore che vi avrebbero trovato. Un sentore di quanto accadeva nei campi nazisti si era avuto qualche tempo prima, quando i russi entrarono in quelli di Chelmno e in quelli di Belzec. Ma essendo solo campi di sterminio, compresero solo che i nazisti vi commettevano vere carneficine, un olocausto. Auschwitz era invece un immenso campo di lavoro, di circa 40 km quadrati, dove i prigionieri venivano obbligati a orari indecenti, malnutriti, maltrattati e malvestiti, tutti i giorni, a prestare servizio per le industrie tedesche. Dai documenti dell'Armata Rossa risulta che vennero liberati 2.819 prigionieri. Furono trovate enormi quantità di effetti personali delle vittime, 348.820 abiti maschili e 836.255 cappotti e abiti femminili, enormi quantità di abiti da bambino, oltre 14.000 tappeti, protesi, spazzolini da denti, cataste di occhiali, quasi 45.000 paia di scarpe e quasi 8 tonnellate di capelli, imballati e pronti per il trasporto. Le somme non sono solo un numero che indica una stima, un punto di riferimento, sono anche la misura del dolore, dell'assenza di vita e di storie, della responsabilità di aver cancellato un pezzo d'Europa, strappato tessuti familiari, relazioni sociali, mondi culturalmente rilevanti. Una descrizione radiofonica di un altro lager, quello di Buchenwald, venne fatta da un giornalista americano, Edward R. Monroe, entrato nel campo insieme alle truppe americane il 12 aprile 1945, che concluse il suo reportage con queste parole: I pray you to believe what I've said about Buchenwald. I have reported what I saw and heard, but only part of it. For most of it, I have no words. If I offended you by this rather mild good of Buchenwald, I'm not in the least sorry. Elie Wiesel è uno scrittore statunitense di cultura ebraica, nato in Romania e sopravvissuto all'Olocausto. Premio Nobel per la pace nel 1986. È autore di 57 libri, tra i quali La notte, un racconto basato sulla sua personale esperienza di prigioniero nei campi di concentramento di Auschwitz, Buna e Buchenwald. Per 10 anni dopo la fine della guerra, Wiesel si rifiutò di scrivere o discutere della propria esperienza durante l'Olocausto. Così come molti sopravvissuti, non riusciva a trovare le parole per descrivere la sua esperienza. Le condizioni di abbruttimento della persona nei campi del genocidio sono state illustrate con grande efficacia da numerosi scrittori e diaristi, anche italiani. E tra le opere più significative c'è Se questo è un uomo, capolavoro di Primo Levi, deportato ad Auschwitz e miracolosamente sopravvissuto alla prigionia nel campo di sterminio, fino alla liberazione a opera dei soldati sovietici. Nel novembre del 1938 entrarono in vigore in Italia le leggi razziali, che precludevano l'accesso allo studio universitario agli ebrei, ma concedevano di terminare gli studi a quelli che li avevano già intrapresi. Primo Levi era in regola con gli esami, ma a causa delle leggi razziali aveva difficoltà a trovare un relatore per la sua tesi, finché nel 1941 si laureò con lode, anche se il diploma di laurea riporta la precisazione di razza ebraica. Il 22 febbraio 1944, Levi ed altri 650 ebrei, donne e uomini, vennero stipati su un treno merci, oltre 50 persone in ogni vagone, e destinati al campo di sterminio di Auschwitz in Polonia. Levi fu qui registrato con il numero 174517 e subito condotto al campo di Buna-Monowitz, allora conosciuto come Auschwitz III. Dove rimase fino alla liberazione da parte dell'Armata Rossa. Fu una liberazione sofferta. Circa 7.000 prigionieri erano ancora in vita, rimasti nel perimetro dei campi principali Auschwitz I, Birkenau, Monowitz, in condizioni precarie. Molti di loro non riuscivano a camminare e i più deboli non si resero conto dell'avvenimento che stavano vivendo. Così ricorda quel giorno Piero Terracina,
che era nel lager dal maggio 1944. Eravamo in silenzio, muti e immobili. Ho bene in mente l'incontro con un soldato russo. Era solo, in un piccolo vialetto coperto da un grande cappotto, chiaro, e mi fece un cenno e un sorriso. Ma nessuno aveva voglia di festeggiare o gioire. Eravamo in piedi, ma a fatica. Avevamo perso tutto e tutti. Ricordo lo sguardo del soldato e quando arrivarono i suoi compagni qualcuno piangeva vedendo dove il destino li aveva condotti. Tornai nella baracca e dissi che erano arrivati i russi, i nazisti erano andati via e i miei compagni di prigionia mi guardarono in silenzio, increduli. Ho ancora in testa le canzoni ebraiche che dovevamo cantare. Se l'inferno è stato possibile per tutto quel tempo, può succedere qualsiasi cosa ancora adesso. Così dice l'86enne Alina Birenbaum, parlando del suo passato e del nostro futuro. Oggi più che mai il tema è la memoria. Tenere vivo l'orrore perché serva da monito. L'ha sottolineato la cancelliera tedesca Merkel, accusando il proprio popolo del genocidio. Lo hanno ribadito tutti i capi di Stato in visita nei campi di concentramento. Lo ha sottolineato a più riprese il presidente del Senato italiano Pietro Grasso, ricordando le sue precedenti visite con gli studenti del treno della memoria e aggiungendo che i giovani devono raccogliere il testimone di Auschwitz perché una volta ascoltate queste persone e visti questi luoghi, l'Olocausto non potrà mai più essere negato. Si parla di passato perché il presente intenda. La Francia è la patria degli ebrei, afferma il presidente Hollande, annunciando un nuovo piano contro l'antisemitismo nel suo paese. Attenzione ai demoni dell'intolleranza, sempre in agguato, aggiunge regista Steven Spielberg, autore di Schindler's List. Il messaggio è inequivocabile: dove non sono sicuri gli ebrei alla lunga, non sono più sicure le minoranze, i dissidenti, i diversi. Stiamo attenti. La sirena di Auschwitz suona per tutti, per cui cerchiamo di ricordare sempre e per sempre le parole di Lisa Springer. Tanto grande è il rischio di dimenticare che occorrerebbe un anniversario di Auschwitz al giorno. Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo che ha fatto della mia vita una lunga notte e per 7 volte sprangata, mai dimenticherò quel fumo e mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini di cui avevo visto i corpi trasformarsi in volute di fumo sotto un cielo muto. Mai dimenticherò quelle fiamme che bruciarono per sempre la mia fede e mai dimenticherò quel silenzio notturno che mi ha tolto per l'eternità il desiderio di vivere. Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono il mio Dio e la mia anima e i miei sogni anche, che presero il volo e il volto del deserto. Mai dimenticherò tutto ciò, anche se fossi condannato a vivere quanto Dio stesso. Mai! Riflettevo così quando sentii il suono di un violino. Il suono di un violino. Nell'oscura baracca dove dei morti si ammucchiavano sui vivi. Ma chi era quel pazzo che suonava il violino qui sull'orlo della propria tomba? Oh,
solo un'illusione. No, doveva essere Juliet. Suonava un frammento di un concerto di Beethoven. Io non avevo mai ascoltato suoni così puri in un tale silenzio. Ma come era riuscito a svincolarsi, a destrarsi di sotto al mio corpo senza che io lo sentissi? L'oscurità era totale. Sentivo soltanto quel violino ed era come se l'anima di Juliet gli servisse da archetto. Suonava la sua vita. Tutta la sua vita scivolava sulle corde. Le sue speranze perdute, il suo passato bruciato, il suo avvenire spento. Suonava quello che non avrebbe mai più suonato. Io non potrò mai scordare Juliet. Ma come potrei scordare quel concerto dato per un pubblico di agonizzanti e di morti? Ancora oggi, quando sento suonare Beethoven, i miei occhi si chiudono e dall'oscurità sorge il volto pallido e triste del mio compagno polacco che dava l'addio col suo violino a un uditorio di moribondi. Non so per quanto suonò, perché il sonno mi vinse. E quando mi svegliai sul fare del giorno, vidi Juliet che di fronte a me, ripiegato su se stesso, morto. E accanto a lui giaceva il violino, pestato, schiacciato, piccolo cadavere insolito e sconvolgente. Faceva giorno quando mi svegliai e allora mi ricordai di avere un padre. Sì, dopo l'allarme avevo seguito la folla senza occuparmi di lui. Io sapevo che era allo stremo delle forze, sull'orlo dell'agonia, eppure l'avevo abbandonato. Allora partii alla sua ricerca, ma nello stesso istante nacque in me questo pensiero. Purché non lo trovi, se potessi sbarazzarmi di quel peso morto così da poter lottare con tutte le mie forze per la mia sopravvivenza, occupandomi solo di me stesso. E subito ebbi vergogna, vergogna per sempre di me stesso. Un sudore freddo mi copriva la fronte, ma gli dissi che non credevo che si bruciassero degli uomini nella nostra epoca, no, che l'umanità non l'avrebbe più tollerato. L'umanità. L'umanità. L'umanità non si interessa a noi. Oggi tutto è permesso, tutto è possibile, anche i forni crematori. La voce gli si strozzava in gola. Papà, gli dissi, se è così io non voglio più aspettare, mi butterò sui reticolati elettrici. Meglio questo che agonizzare per ore tra le fiamme. E lui non mi rispose. Piangeva. Il suo corpo era scosso da un tremito. Intorno a noi tutti piangevano. Qualcuno si mise a recitare il Kaddish, la preghiera dei morti. Non so se è già successo nella lunga storia del popolo ebraico che uomini recitano la preghiera dei morti per se stessi. It Gadal Veit Gadash Shemer Rabba, che il suo nome sia ingrandito e santificato. Così mormorava mio padre. Per la prima volta sentì la rivolta crescere in me. Perché? Perché io dovevo santificare il suo nome? Perché? L'Eterno, il Signore dell'Universo, l'Eterno Onnipotente taceva. Di che cosa dovevo ringraziarlo? Sia il nome dell'Eterno. Ma perché benedirlo? Tutte le mie fibre si rivoltavano per aver fatto bruciare migliaia di bambini nelle fosse, forse, o per aver fatto funzionare 6 crematori giorno e notte, anche nei giorni di festa, per aver creato nella sua grande potenza Auschwitz, Birkenau, Buna e tante altre fabbriche di morte. Ma come avrei potuto dirgli, benedetto tu sia Signore, Re dell'Universo, che ci hai eletto fra i popoli per vedere torturati giorno e notte, per vedere i nostri padri e le nostre madri e i nostri fratelli finire al crematorio. Si è lodato il tuo santo nome, tu che ci hai scelto per essere sgozzati sul tuo altare. Io non digiunai. Prima per far piacere a mio padre,
che mi aveva proibito di farlo. E poi perché non c'era più nessuna ragione perché digiunassi. Non accettavo più il silenzio di Dio. Inghiottendo la mia gamella di zuppa, vedevo il suo gesto, un atto di rivolta e di protesta contro di lui. E sgranocchiavo il mio piccolo pezzo di pane. In fondo al cuore sentivo che si era fatto un grande vuoto. Il nostro primo gesto di uomini liberi fu quello di gettarci sulle vettovaglie. Non pensavamo che a quello, mangiare, né la vendetta né i parenti, solo al pane, pane. E anche quando non avemmo più fame, non ci fu nessuno che pensò alla vendetta. Il giorno dopo, qualche giovanotto corse a Weimar a raccogliere patate, vestiti e qualche ragazza, ma di vendetta nessuna traccia. 3 giorni dopo la liberazione di Buchenwald, io caddi gravemente ammalato. Un'intossicazione. Fui trasferito all'ospedale e passai 2 settimane fra la vita e la morte. Un giorno riuscii ad alzarmi, dopo aver raccolto tutte le mie forze. Volevo vedermi nello specchio, che era appeso lì, al muro di fronte. Non mi ero mai più visto dal giorno del ghetto. E dal fondo dello specchio, un cadavere mi contemplava. Il suo sguardo nei miei occhi non mi lascia più. L'uomo, ogni singolo uomo, è solo. Nessuno lo può aiutare. I legami di sangue sono svaniti. Le amicizie non sussistono. Dio, in un momento tale, non esiste. O è molto lontano. Lasciate ogni speranza. Voi che entrate. Continuavamo a marciare, ci avvicinavamo a poco alla fossa da cui proveniva un calore infernale. Ancora 20 passi, se volevo darmi la morte, beh, quello era il momento. La nostra colonna non aveva da fare che una 15 passi. Io mi mordevo le labbra perché mio padre non sentisse il tremito delle mie mascelle. Ancora 10 passi, 8 e 7. Marciavamo lentamente come dietro a un carro funebre, seguendo il nostro funerale. Solo 4 passi. 3 passi, ora era lì, vicinissima, la fossa e le sue fiamme. Io raccoglievo tutte le mie forze residue per poter saltare fuori dalla fila e gettarmi sui reticolati. E in fondo al mio cuore davo l'addio a mio padre, all'universo intero, e mio malgrado, delle parole si formavano e si presentavano sulle mie labbra. Id gadal veid gadash shemer rabah, che il suo nome si è elevato e santificato. Il mio cuore stava per scoppiare, ecco, mi trovavo di fronte all'angelo della morte. No! No, a 2 passi dalla fossa ci ordinarono di girare a sinistra e ci fecero entrare in una baracca.
considerate la vostra semenza. Fatte non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. I miei compagni feci sì aguti con questa orazione picciola al cammino che appena poscia li avrei ritenuti. E volta nostra poppa nel mattino, dei re vi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già dell'altro polo vede la notte e il nostro tanto basso che non surgea fuor dal marinzuolo. 5 volte era acceso e tante casso, lo lume era di sotto dalla luna. Poi che entrati eravamo nell'alto passo, quando ne apparve una montagna bruna per la distanza, e parve mia alta tanto quanto veduta non avea alcuna, e non ci allegrammo, e tosto tornò in pianto che della nuova terra un turbo nacque, e percosse del legno il primo canto. 3 volte il fe girar con tutte l'acque, e la quarta levar la poppa in suso, e la prora in giù come altrui piacque, infinché il mar fu sopra noi richiuso. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a casa il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato, e io vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi, ripetete dei vostri figli, o vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, e i vostri nati torcano il viso da voi. Concedi, o Signore, a questo popolo che cammina l'onore di scorgere che si è fermato lungo la strada e di essere pronto a dargli una mano per rimetterlo in viaggio. E adesso basta, Signore, non ti voglio stancare, è già scesa la notte, ma laggiù, sul mare, ancora senza vele e senza sogni, si è accesa una lampada. Io non c'ero. E così tanto orrore quasi non mi sembra vero. Io non c'ero a ripulire lo sputo dalla tua scodella o a raccogliere la chioma dalla tua testa rasata prima che tu fossi un numero. Io non ero il numero che ti precedeva né quello che ti seguiva, e nessun triangolo colorato cucito sul petto mi ricordava di essere quel che ero. Io non c'ero a respirare il miasma della fossa, dove braccia e gambe, teste e cuori e pelle e ossa e corpi e corpi e corpi marcivano come il senno perduto dei carnefici. Ed io non c'ero ad avere fame d'aria nelle camere a gas, o ad ingoiare il fumo nero che dai forni si alzava alto nei camini scuri per cadere in basso nelle miserie umane, trapassando tempi, valicando luoghi. E non c'ero neanche ad assistere inerme al tuo ventre nudo di giovane fanciulla senza giovinezza, senza pietà, squarciato da perverse prove di bestiale umanità. Io non c'ero quel giorno, se non nel tuo sogno schiacciato da un treno senza ritorno. Ma ora ci sono, e ho un giusto dovere con te e con la storia, parlare e capire, parlare di vita e d'amore, più che si può capire dall'odio il perché. Se mai riuscirò.
Sono morto con altri 100. Sono morto che ero bambino, passato per il camino e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento nel freddo giorno d'inverno e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento. Io chiedo, come può l'uomo uccidere un suo fratello? Eppure siamo milioni in polvere qui nel vento. Ancora tuona il cannone, ancora non è contento di sangue la belva umana e ancora ci porta il vento. Io chiedo, quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare? E il vento si poserà, e il vento si poserà, e il vento si poserà.
in questo vento, in attesa di qualcosa che arriverà, e la speranza di solito è foriera di gioia, no? Ma 70 anni dopo stiamo aspettando, ma il vento ci sta portando altri cadaveri, come allora. Questa volta vengono dal mare, sono i nostri amici profughi, compagni profughi, sono i nostri co-umani profughi, e noi dovremmo avere anche il piacere e l'onore di abbracciarli tutti quanti. Tuttavia aspettiamo, e allora questi ultimi contributi finali vanno alle vite che sono sott'acqua e alle altre che stanno per arrivare, sperando che riescano a galleggiare prima di venire da noi. E si aspetta la notte, il giorno, e il giorno la sera, e l'ora in cui si accende il fuoco, e si aspetta che le ceneri diventino fredde, e l'aurora, anche lei bisogna aspettare, e l'ora in cui le tele di ragno diventano dorate, e il ragno si nasconde, e con lui i nostri sogni, ormai freddi. Anche il cielo, oggi, si vergogna. Poco più di 30 anni aveva Nasra, come Ali Hassan ed altri negli anni, nascosto nei sandali, un bacio salato, il suo dono al primo tocco di fini busterre, tutto il suo bagaglio, il resto era un morso a denti stretti, a un fazzoletto bianco lasciato a Mogadiscio. Le chiuse gli occhi all'euca, un fazzoletto nero, nell'alba salentina, sopita ancora tra coperte di capperi e di timo. Le lacrime si fecero marea di Adriatico, di Ionio, di ogni prezza, alta, fino al cielo. Rosso fuoco stasera, ma di vergogna. Adesso passiamo al pezzo forte della giornata. Allora, riprendiamo e non perdiamo quello che era veramente questo silenzio che determina sicuramente l'attenzione verso una giornata. Noi oggi la stiamo vivendo il 5 di aprile con un sole fuori che è diverso rispetto a quando la si presenta il 17 gennaio in poi, quando con papà giriamo un po' tutti gli istituti superiori, bene o male lo conosco un po' dappertutto, qui al liceo scientifico è venuto più volte e ho raccolto tutto quello poi che i ragazzi del liceo scientifico, in quell'occasione fu, se non sbaglio, una quarta B, gli scrisse come pensieri su quello che effettivamente avevano vissuto in quella giornata. Niente, il racconto di papà parte dall'8 settembre. Voi sapete, storicamente, io faccio un'inquadratura veramente storica della vicenda. Gli italiani erano alleati dei tedeschi e andavano avanti in questo secondo conflitto mondiale, entrammo dopo nella guerra, quindi per questo motivo abbiamo avuto anche meno morti rispetto alle altre nazioni. Il conflitto mondiale veramente ha avuto milioni di morti dal punto di vista numerico. L'Italia entra dopo in guerra e quindi affronta successivamente le vicende legate all'asse Germania, Italia e Giappone che cominciano questa avventura impossibile per noi. Non a caso quando viene Hitler in Italia
sono gli stessi aerei che vanno da Brindisi a Pescara, erano sempre gli stessi per mostrare la potenza italiana, ma erano sempre quelli il numero degli aerei che avevamo a disposizione, ne avevamo di più e le forze in campo erano quelle. Gli anglo-americani sottoscrivono con l'Italia a Cassibili l'armistizio dell'8 settembre. Quell'armistizio non viene portato a conoscenza però dell'esercito italiano, dei 2 milioni di soldati che combattevano nei vari fronti italiani. Quindi si trovano all'improvviso a dover essere alleati dei tedeschi, ad essere fatti prigionieri dagli stessi tedeschi. Questo è un momento, sicuramente è un punto storico forse che ha lasciato delle riserve sull'atteggiamento delle forze dello Stato Maggiore dell'esercito italiano. Parecchi ufficiali riuscirono ad andare via, rimase forse un ufficiale per ogni caserma e furono poi questi stessi ad essere fatti prigionieri. Il racconto di papà non lo comincia dal periodo precedente, quando lui da giovane balilla doveva chiaramente essere sottoposto a quelle che erano le routine del sabato, le esercitazioni che vi erano ogni settimana. Ma partiamo dall'8 settembre, perché l'8 settembre è la data in cui si firma questo armistizio. Tutti decidono che forse la guerra è finita, ma così non è per circa 1.070.000 soldati italiani, tra i pochi ufficiali che rimangono e tutta la parte dell'esercito italiano. Questo è un racconto che potrà sembrarvi anche inverosimile per le vicende che hanno vissuto questi militari italiani, però erano ragazzi di 19 anni. Il 24 e il 25 fu l'ultima anni che partirono per il conflitto mondiale e a 19 anni hanno dovuto fare delle scelte importanti. Voi immaginate che Mussolini, quando fu liberato, formò la Repubblica Sociale di Salò, la Repubblica Sociale Italiana a Salò, e quindi cercava dei militari da poter integrare in questa struttura, che doveva essere anche quella una struttura militare a fianco dei tedeschi, e molte furono le lusinghe fatte ai soldati italiani che erano prigionieri in Germania per farli rientrare e aderire alla Repubblica di Salò. Quindi comprendete benissimo dei ragazzi di 19 anni che devono affrontare queste ulteriori angherie su questo specifico problema. Io, se riesco a trovarlo, vi vorrei leggere proprio quello che normalmente veniva detto ai soldati italiani che erano partiti in questa situazione di soccombenza e di vera e propria strage umana o morale per quello che veramente è stato. Alessandro Natta, in un suo racconto, Alessandro Natta era anche un deportato nei campi di lavoro, e diceva che questa è stata l'altra resistenza dell'Italia, una resistenza che nessuno ha conosciuto. E in effetti di queste vicende forse degli IMI, degli internati militari italiani, così furono definiti dai tedeschi, perché Hitler pensò bene di non farli sottostare alla Convenzione di Ginevra, che garantiva ai soldati italiani quantomeno la possibilità di scrivere una cartolina a casa, quantomeno la possibilità di avere un minimo di rapporto con la Croce Rossa internazionale. Invece i soldati italiani furono isolati da tutto, furono messi alla berlina perché erano chiamati baduliani, traditori, questo era il termine che si usava normalmente nelle loro dissertazioni. E soprattutto per quanto riguarda questo aspetto che vi dicevo dell'attenzione per farli rientrare e per averli al fianco nella Repubblica di Salò. Io vi leggo quello che normalmente succedeva, papà poi ve lo ripeterà nel campo la domenica quando c'era messa e i sacerdoti che intervenivano li invitavano a rientrare in Italia per aderire alla Repubblica di Salò. Il generale ci disse alcune parole. Aderendo si aveva il trattamento di soldato e ufficiale tedesco, che mangia bene ed è ben pagato. Anche le nostre famiglie sarebbero state trattate meglio. Coloro che non avessero voluto aderire sarebbero stati ormai abbandonati al loro destino e avrebbero pensato la fame e l'inverno polacco a servirli. Questo discorso, fatto a gente che è affamata, scarsamente coperta,
Stava di più di un'ora all'aperto e a parecchi gradi sotto zero, ebbe un effetto deleterio. Ci prese una tristezza e uno scoraggiamento infinito. Ci si chiedeva di essere dei mercenari, perché non della patria ci si parlava, ma del soldo e del vitto. Un'Italia non della fratellanza, che sola in tante sciagure avrebbe dovuto risollevare dal fango l'Italia, ma un italiano minacciava altri italiani di essere abbandonati al loro destino. La fame e l'inverno polacco avrebbero pensato di eliminare dei fratelli, anche chi, come il sottoscritto, era pronto ad aderire e non desiderava altro che ritornare uomo e soldato, sentì un motto di ribellione in se stesso. Questa è la reazione di un ufficiale della Marina riportata in Nicola Benvenuti. Ben presto però i funzionari fascisti dovettero constatare la scarsa efficacia dell'azione propagandistica, le sue contraddizioni e la sua discontinuità. Lo stesso Anfuso ammetteva in una relazione del 10 dicembre 1943 che i militari italiani erano stati raggiunti dalla propaganda solo in tenue misura. Quindi comprendete benissimo che dei ragazzi di 19 anni hanno di fronte la possibilità o di stare al freddo e quindi di sopportare quegli anni che non sapevano certamente quanto fossero durati, oppure quello di ritornare in patria, di essere ben pagati. C'era una differenza di prezzo tra i fascisti e i militari italiani in termini di lire. I militari italiani prendevano 3 lire al giorno, una lira al giorno, i fascisti prendevano 5 lire al giorno, quindi questa era la differenza normalmente che ci si portava come punto di riferimento. Io non mi prolungo oltre, poi vedremo un attimo nel corso del racconto se ci saranno domande, se come riuscirete anche ad ascoltare con attenzione questo che è veramente un'esperienza sofferta di una vita vissuta per 2 anni in queste condizioni. Grazie a tutti. Iniziamo nell'8 settembre 43. Il pomeriggio arriva la notizia che Badoglio ha firmato il trattato di pace con gli alleati. Dal 25 luglio in Italia noi militari eravamo fatti a fare le ronde nelle città dove si stava. Eravamo in 3 persone unite, non potevano stare a chiacchierare, nemmeno a prendere il caffè. Si doveva avvicinare col moschetto, abbracciarmi e allontanare 2 e lasciare 1 da solo. 8 settembre, mi fanno capo arma di mitraglia. Mai vista. L'ufficiale di picchetto mi dice: con questo pulsante spari i colpi isolati, con quest'altro a raffica. Mi fanno capo arma, mi danno 5 colleghi insieme con 50 sacchetti di sabbia da fare il fortino alla piazzale B della caserma dove si facevano le istruzioni, di fronte al portone di entrata. Io acceso, non potevo dire di no. 8 settembre, 9 settembre, di là dove stavo io, scendevano tutte le forze tedesche, era a Tarvisio, sul viale del Tarvisio d'Italia, entravano tutte le forze tedesche fresche. Se non che 8 settembre, 9 settembre, 10 settembre, 11 settembre, 12 settembre si presentano alla caserma all'entrata un ufficiale con 2 militari e dicono all'ufficiale di picchetto: noi abbiamo già circondato la caserma, dovete consegnare le armi, al contrario facciamo fuoco. Giustamente l'ufficiale di picchetto aderisce all'accettazione della consegna delle armi. Noi che stavamo al cortile B non sapevamo niente, nessuna notizia, se non che verso mezzogiorno
vediamo arrivare l'ufficiale del picchetto con la bicicletta a dire, e mi viene a dire chi è il caparmo, il sottoscritto. Dice prenda la consegna al cortile A, che noi abbiamo consegnato le armi ai tedeschi. Allora le dico io l'arma al cortile A non la porto. Vengono loro i tedeschi a prendersela. Ti metto in prigione, ma fai quello che vuoi, io. D'accordo, ragazzi, entriamo in caserma. Entriamo in caserma. E si aspettava qualche notizia, ma notizie ormai eravamo circondati, non potevano entrare né uscire notizie. La notte del 12-13 settembre scassiamo i magazzini e riempiamo i zaini di materiale di tutti i colori, perché si pensava al peggio. Arrivato in caserma c'era chi rideva, chi piangeva e chi soffriva in silenzio. Gli anziani dicevano, ragazzi, qua c'è da andare al male, non al peggio, non al meglio. Noi abbiamo peggiorato. 13 settembre io riempio due zaini e scendiamo. Il 14 pomeriggio ci mettono sui camion nostri e ci portano a Bolzano. Per mantenerci calmi ci dicono che da Bolzano ci avrebbero portati a Verona e ci sarebbe stata la consegna del congedo illimitato. Noi, scusando il termine, come pecorelle, abbiamo aderito all'accettazione. Ma a Bolzano siamo stati la notte, 14 pomeriggio, loro dicevano per 5, ci hanno messi per 5 e ci hanno portato alla stazione. Arrivati alla stazione di Bolzano, c'erano già le vetture di carri bestiame già preparati ai finestrini con l'esticolato, il ferro spinato ai finestrini. E ci mettono, pensate che ogni carro bestiame poteva essere impegnato da 8 bestie oppure da 40 uomini. I 40 uomini diventavano 75. Eravamo stretti come si suol dire, come i bidoni delle sarde, uno all'altro abbracciati. Parte il treno, la prima fermata è Innsbruck. Abbiamo detto noi ci hanno preso in giro e ci portano a Verona. Verona l'abbiamo dimenticato. Quel viaggio durò 4 giorni e 4 notti, senza mangiare, senza bere. E pericolosamente, per fortuna che ci si fece un buchino al carro bestiame per fare i bisogni piccoli. Quel viaggio durò 4 giorni e 4 notti. Arrivati la mattina del 18 gennaio, del 18 settembre 43 alla stazione, ci fanno scendere e ci dice c'è da fare 6-7 chilometri per andare al campo di concentramento. Abbiamo detto noi 6-7 chilometri ce la facciamo. Io avevo messo, scusando il termine, i due zaini, l'avevo legati come le bisacce che usavano in quei tempi, uno davanti e uno dietro la spalla. Quei 6-7 chilometri diventarono 47 chilometri. Arrivammo alle ore 18
Arrivavo alle 18 di quel 18 settembre al campo. Io stavo facendo, dovetti rinunciare a uno zaino e non ce la facevo più a portarlo avanti. Quel campo di Felimposter ai confini dell'Olanda era un campo immenso, oltre 50 km quadrati. E c'erano divisi inglesi, francesi, italiani. Eravamo 8-9 nazioni in quel campo. Però eravamo divisi. La domenica vengono dei sacerdoti a dirci la messa, a farci la comunione. Ascoltiamo la messa. Al Vangelo, poi, dopo il Vangelo, ci dicono noi siamo venuti per convincervi a fare l'adesione alla Repubblica di Salò. Ci furono alcuni, ma come le camicie, come le mosche bianche, come si suol dire, aderirono all'accettazione. Ma il 99% disse no e continuammo a dire no per tutto il campo, il tempo che siamo stati prigionieri. Fummo dichiarati traditori, disprezzati, umiliati e dimenticati, perché il 20 ottobre Mussolini e Hitler fecero un decreto che noi italiani non eravamo prigionieri, ma eravamo internati militari italiani. In questo decreto, alla Croce Rossa Internazionale, non c'era questa voce per l'aiuto a noi. Dunque noi non abbiamo avuto nessun aiuto, né della Croce Rossa Internazionale, né della Croce Rossa Italiana, né di nessuno pastore. Abbiamo dovuto agganciare da soli. La domenica dopo vengono due ufficiali, uno tedesco e uno italiano, e ci invitano a cantare Giovinezza e Faccetta Nera. Noi, a posto di cantare Giovinezza e Faccetta Nera, cominciamo a cantare Il Piave Mormorò, Indietro lo straniero. Scusando il termine, questi due signori calarono la testa in basso e se ne andarono. In considerazione, noi eravamo 650.000 internati militari italiani. Tutte le domeniche facevano istruzioni, adunate, volevano fare la visita ai zaini, ci toglievano tutto quello che era nello zaino, ci tolsero tutto quello di bene che avevamo noi negli zaini e ci diedero due coperte che se facevi soffiavi se ne andavano via. Di quel materiale riempirono due camere piene di robe italiane. Gli anfeli poster ci diedero 2 chili di trucioli per fare il materasso. I trucioli, quelli che usavano per non rompere le bottiglie, questi erano già pieni di cimici. Noi ci rinunciamo. Si dormiva a terra, come le bestie, un po' peggio delle bestie, perché alle bestie gli buttavano pure la paglia per farle addormentare. Non c'era solo il terreno del pavimento. Lì stanno quasi 20 giorni. Si mangiava un giro di brodaglio ogni 24 ore, se poteva essere pure 36 ore, perché facevano a turno. La quantità della gente che arrivava lì a Felimposter era immensa, notte e giorno, 24 su 24. Sempre arrivavano treni, camion,
a piedi, eccetera, eccetera. La maggior parte erano tutti polacchi. Polacchi, famiglia intera. Padre, figli, padre, madre e bambini. Come entravano in campo, venivano divisi. Il padre da una parte, la madre dall'altra. E i ragazzi, i figlioli, secondo l'età, altra divisione. Avevano distrutto già la famiglia in partenza. Hitler e Stalin avevano firmato un trattato che avrebbero dovuto distruggere la Polonia, dividerla in due parti e integrare il popolo polacco da tedeschi e russi. Di questo non si è saputo dopo. Dopo 25 giorni ci dicono nell'entrare, nel periodo delle giornate, venivamo chiamati per dire che cosa si faceva in Italia e si venivano fatti già la divisione per andare al lavoro forzato. Nel mio gruppo eravamo in 250. Partiamo da Felimpost per andare a Troenbrizen, a 36 km a sud-ovest di Berlino. Pensate che Felimpost era al confine olandese. Due giorni e una notte di viaggio senza mangiare e senza bere. Arrivati al campo, i ragazzi che stavano sulla stazione, traditori, badogliani, e ci prendevano a sassi, scusando il termine, persino a sputi, perché noi eravamo i traditori. Tutte le domeniche venivano a fare l'appello e dicevano per l'adesione alla Repubblica di Salò. E se saremmo andati alla Repubblica di Salò, saremmo stati trattati da signori, secondo loro. Quei pochi che aderirono alla Repubblica di Salò furono impegnati nelle città di germaniche come guardie di ronda. Ogni tre, due tedeschi e un italiano. Per l'italiano lo mettevano al centro perché non aveva armi e facevano le ronde. In Italia non fu portato nessuno, rimasto in Germania. Si lavorava 12 ore, si partiva dalla mattina alla sera, 6 ore dalla mattina, si smontava alle 6 di sera. Una settimana di giorno e una settimana di notte. La settimana di notte era per noi l'aiuto, perché se avevi il coraggio, come l'ho avuto io, si poteva arrangiare a prendere qualche cosa da mangiare, perché si andava ai vicini alla cucina dei tedeschi e si cercava qualcosa nei rifiuti. Perché quelli della cucina, come vedevano la patata un po' marcia, la buttavano nei rifiuti. Noi si andava lì, si toglieva il marcio e si mangiava la patata cruda, come le bestie, scusando il termine, perché la fame era una cosa terribile. Dovevi lavorare 12 ore al giorno. Al giorno 12 ore alla notte, per un litro di brodaglia. Se eri fortunato poteva capitare qualche pezzo di patata, qualche pezzo di carota. Al contrario era acqua bollita. La guerra continuava, bombardamenti tutte le ore. E si pregava a Dio
che venissero a bombardare quasi tutti i giorni. Quando incominciarono ad arrivare le forze volanti americane, che portavano 2 tonnellate di esplosivo ogni aereo, ogni gruppo di aerei era di 50 aerei, 50 fortezze volanti. Dovete pensare, in una sola notte, in un solo bombardamento, la città di Göteborg, 160.000 abitanti, rasa al suolo, in un solo bombardamento. Perciò, vedete, la superiorità delle armi che avevano gli anglo-americani era impossibile vincere la guerra, diceva Mussolini, che voleva vincere la guerra. Non aveva nemmeno armi. Mandò al macello l'armata, un'armata italiana in Russia. Quei poveri ragazzi arrivarono lì affamati e disastrosi. Quando arrivarono in Russia, mandarono in Russia 240.000 italiani. Di quei 240.000 italiani, ancora oggi non sappiamo quanti sono ritornati. E si sperava che con i bombardamenti che facevano gli anglo-americani Hitler si decidesse a fare l'armistizio, mentre questo non avvenne. Quando incominciarono nel 44 l'avanzata dei russi con gli anglo-americani, i russi andavano avanti, infatti Stalingrado, per non prendere tempo, lo circondarono, lo lasciarono nel circondato, e lì c'era un'armata tedesca a Stalingrado che cercava aiuti, ma non potevano arrivare l'aiuto. Anche loro fecero una brutta fine. 27 gennaio 45, o meglio dire qualche mese prima, nel 44, lo sbarco in Normandia, noi italiani lo seppimo, perché tra noi, tra gli ufficiali, c'erano 4 ufficiali ingegneri elettrotecnici che fecero la stazione radio, tanto piccola, la nascondevano nella gavetta. Con quella radio piccola si riusciva a sapere qualche cosa. Arrivò l'ora dello sbarco in Normandia. Per dare la notizia al campo di Felimporster c'era un largo grande, immenso, che con la pioggia che c'era si era fatto un laghetto. E lì questi italiani che stavano a Felimporster, per dare la notizia dello sbarco, tutta la notte facevano barchette di carta, cartoncini, quello che capitava. A un momento buono, quando erano tutti pronti, andarono a buttare queste barchette in questo laghetto. I tedeschi rimasero come, devo dire, di marmo. Si buttarono in questo laghetto per raccogliere le carte, ma ormai la notizia era quella, che lo sbarco in Normandia era avvenuto a caro prezzo. Perché gli anglo-americani dovevano sbarcare il 5 di agosto, c'era il vento contrario. Il reggimento di paracadutisti che dovevano buttare ci rinunciarono, pensando che il giorno dopo sarebbe stato buono, se non che il giorno dopo il vento era stato sempre sfavorevole.
di quel reggimento di anglo-americani, di paracadutisti, a terra non arriva nessuno, perché andarono a finire proprio sulla linea dei tedeschi. Per lo sbarco in Normandia, quello solo che si sa, quello da Ottawa. Gli anglo-americani hanno perduto 15.000 persone, i tedeschi hanno perduto 20.000 persone. Lo sbarco in Normandia fu l'inizio della fine delle armate tedesche. 27 gennaio 1945, i russi liberano Auschwitz. Io, stando in fabbrica, con questo amico di Civita Vecchia che non lavora poi in fabbrica, ma in quel periodo riuscì a farlo entrare in fabbrica. Allora sono andato per portare una notizia per dire: guarda, hanno sbarcato già a Normandia. Se non che c'era uno dei guardiani, ogni 10 macchine c'era un tedesco che eravamo a sorvegliare il lavoro che si faceva. Uno di questi, con un filetto così lungo di ferro, mi fa un segno così, fa frutto me menci, ha fatto finta che viene a darmi. Io faccio quattro salti, arrivo vicino alla macchina mia, all'armadio, e prendo la chiave più grossa che c'era. Ho detto io, avvicina, se hai coraggio. Scusando il termine, io ho avuto sempre il coraggio. Contrariamente, la pelle a casa non l'avrei portata. Perché di quelli della classe mia, che fummo gli ultimi ad essere chiamati nel primo quadrimestre del 40, del 24, ben pochi sono rimasti. Ma io ho avuto il coraggio e l'aiuto del nostro Signore e dei nostri protettori che mi hanno aiutato. Però ho messo la mia volontà. Io ho rischiato il congelamento delle mani, perché si andava a grattare il ghiaccio per trovare le patate sottoterra. Ogni volta riuscivo a fare il buco per trovare 4-5 patate, non più di più, e poteva andare via. Tra noi c'era molta gente che aveva paura, se non che c'era un sardo che mi faceva pena, perché io cercavo di aiutare tutti. Ho detto io, ma tu vieni con me, ci troviamo lì, perché lui lavorava al lancio reparto, ci troviamo lì al punto X, andiamo lì. Il colpo che uscì, ci prendiamo queste 4-5 patate, strada facendo ce le mangiamo, e gli dico, attento, non ritornare, perché questa volta è andata bene, se ritorni non va bene. Io dal punto dove eravamo noi, le deposito di patate, dovevano entrare per forza nel reparto mio. Non sono arrivato al reparto mio, alla macchina, che vedo arrivare due tedeschi con questo cencio. Io sono diventato bianco, nel vero senso della parola. Fu un momento di paura anche per me, perché ho detto, me lo metto in condizioni a farlo parlare e a dire che l'ha accompagnato a sapere il deposito delle patate. Allora ho fatto coraggio di nuovo, ho cercato di, sono passato di fianco, fatto vita che andava al gabinetto, e ho detto, non dire che ti ha mostrato il deposito delle patate, contrariamente passiamo di qua e tutti e due, stai tranquillo, parlando in italiano, ma quelli non capivano perché no.
la mattina alle 6 la mattina, 28 gradi sotto zero eravamo già, sa? 28 gradi sotto zero. Smontiamo alle 6 la mattina, venivano i militari a prenderci e portarci nel campo, la baracca, e ci contavano. Mancava uno, ma questo non lo sapevamo noi. Ogni tanto, insomma, si erano fatte le 11 e noi ancora eravamo lì a 28 gradi sotto zero sul ghiaccio. Chi si buttava a terra, chi si alzava e facevamo a turno. Uno si butta e l'altro si alza, uno si butta e l'altro si alza. Se non che io avevo la testa calda, incominciai a gridare e a chiedere il dolmetscher, cioè l'interprete. E viene l'interprete, son toro, sempre tu sei. E ho detto che sempre io sono quello che ho il coraggio di parlare e di fare qualche cosa. Dico, siamo montati alle 6, sono le 11, siamo qua ancora, non si sa perché. Dice, manca una persona. E che manca uno? Dobbiamo partire 125, 124. Perché da 250 avevano fatto due turni, uno settimana al 125 di notte e uno all'altra settimana di giorno. E si faceva il cambio. Una settimana sì, una settimana no. Entriamo in caserma, entriamo alla baracca e non c'era altro da fare perché ormai sino alle 10 alle 11 e poi non si poteva dormire più. E riusciamo a sapere che questo stava all'infermeria. La domenica chiediamo il permesso di andare a trovare questo amico. Era nero, nero come un carbone, dalla testa ai piedi. Quante botte l'avevano dato? Quando mi ha visto è riuscito a dire, Santoro, il tuo nome non l'ho fatto, grazie, ho detto io, perché lo so, se avessi fatto il nome a quest'ora non ci saremmo visti più. Di questi episodi ci sono molti, perché purtroppo io, scusando il termine, ho avuto sempre il coraggio di aiutare, di fare del bene, quello che si poteva fare. Perché tutti i 250 non potevano venire incontro a tutti. Ma quelli che potevo aiutare, li aiutavo. Questo eravamo come fratelli. Anche perché ero chiamato il Balilla. Perché ero il più giovane di quei 250. E una volta, due, tre, alla quarta volta, a questo qua che mi chiamava Berilla, l'ho preso e l'ho messo vicino al tubo della stupora. Se non vengono a togliermelo, si arrosta la spina dorsale. La chiappa che aveva fu divisa in due parti. È chiaro che il racconto di due anni di lavori all'interno del campo di concentramento è ricco di tanti episodi che possono adesso così farci anche affrontarli in maniera diversa rispetto a chi li ha vissuti. Però comprendete benissimo che dei 250 ragazzi che facevano il turno insieme a papà, come ho detto, 125, soltanto 127 arrivano al termine della liberazione del 19 aprile, 20 aprile del 45. Chi scendeva al di sotto dei 40 kg era destinato ad essere messo in una baracca dove poi si dava fuoco perché non serviva più alla manovalanza, al lavoro. Quindi era importante sia per loro conservare un certo peso, essere sopra
ai 45 kg e normalmente quando li pesavano andavano alla presa con delle pietre in tasca, con qualcosa, con delle biglie di ferro per consentirgli proprio di avere un peso maggiore e di salvare la pelle. Il 19 aprile cominciano a sentirsi l'armata russa per la liberazione del campo. Però l'accordo che c'era tra Stalin e Eisenhower per chi arrivava prima a Berlino, perché c'era da prendere l'oro degli ebrei di Berlino, Stalin non rispetta il patto di attendere gli americani, quindi liberava il campo, non bonificava i campi che liberava e puntava diritto a Berlino per raggiungere l'oro degli ebrei che tutti sapevano era conservato da Hitler. In questa situazione l'Armata Rossa passa da Debrecen, libera il campo e chiaramente dice, perché c'era Sartor, un ragazzo di Vicenza, che un ragazzo all'epoca di Vicenza è morto 4 anni fa, con il quale eravamo riusciti anche a Schiavon, che eravamo riusciti anche a sentirci, e lui lavorava con i russi, quindi parlava in russo e gli diceva: guardate, noi non mettiamo in sicurezza il campo, se riuscite a partire, partite, perché chiaramente e da qui a questa notte potrà succedere chissà che cosa. In effetti le SS la notte riprendono il campo di Debrecen, lo circondano nuovamente e nonostante l'Armata Rossa sia passata, questi ritornano per riprendersi il campo, i tedeschi. Quella notte succede poi che l'Armata Rossa, la parte più consistente dell'Armata Rossa, ritorna a Debrecen, fa una strage di 1000 civili della città di Debrecen, tutti tedeschi, per liberare definitivamente la città. I tedeschi che cosa fanno? Prendono 127 italiani ed è una strage che è ricordata, se girate anche con il motore di ricerca di Google la trovate. Questi erano di un'altra fabbrica che era a 5 km dalla fabbrica dove ero io. Questa fabbrica era sotterranea, era la fabbrica che costruivano la B1 e la B2, non so se avete sentito, la B1 e la B2 furono due proiettili che arrivavano al cielo di Londra e gli inglesi li misero impiediti. Come mai arriva questo? Da dove arriva? Non c'è rumore d'apparecchi, non c'è marina, non c'è questo, non c'è quest'altro, e c'erano i siluri che mandava, che fece mandare Hitler a Londra. In questa fabbrica si costruivano... Da allora, il 20 aprile, questi ragazzi furono messi in fila, li fecero prendere pure le cassette di munizioni e si allontanarono da Trombrizzene un paio di chilometri, dove c'era una cava di sabbia. Arrivati lì, questi poveri italiani li fecero scendere nella buca della sabbia,